i parchi archeologici, soprattutto nella Sicilia occidentale, sono un sistema turistico straordinario. Noi abbiamo messo a disposizione dei parchi archeologici, dei tre che gestiamo, più grandi, Segesta, Selinunte e la Valle dei Templi ad Agrigento, tutte le nostre competenze, facendo un investimento soprattutto in capitale umano che è appunto in grado di accogliere in maniera gentile e competente e in tutte le lingue, anche la lingua LIS, anche la lingua cinese, tantissimi visitatori che arrivano e stanno arrivando. Tenuto conto dei grandi successi che abbiamo registrato, perché più di 1 milione di visitatori alla Valle dei Templi, più del 30% dei visitatori rispetto al 19 nel 23 a Segesta e Selinunte, sono il frutto di una intelligente politica di programmazione della regione siciliana e dei suoi tre direttori, e noi diciamo speriamo di aver contribuito in qualche modo modestamente alla crescita di questo importantissimo pezzo area della regione siciliana. E lo abbiamo fatto attraverso una politica di innovazione continua, quindi con degli strumenti multimediali davvero di ultimissima generazione, e come dicevo anche diciamo attraverso appunto il nostro capitale umano, lavorano per noi più di 200 persone in questi tre aree della Sicilia occidentale, e poi appunto soprattutto tessendo reti territoriali. La cosa molto importante dei monumenti è quello di non rimanere chiusi come monadi all'interno degli spazi recintati, ma di aprirsi alla comunità. E noi spesso diciamo non costruiamo eventi, ma costruiamo comunità intorno a noi. Questa diciamo è sicuramente una carta molto vincente. Voglio concludere dicendo che il tasso di penetrazione, parlando proprio di politiche di marketing, del visitatore nelle nostre aree è molto alto, vuol dire che su 100 persone che dormono nei siti, nelle aree diciamo, dove risiedono appunto i parchi archeologici, 200 vanno a visitare i parchi, quindi c'è un tasso di penetrazione del 200%. Questo perché ovviamente oltre a tutti quelli che dormono in qualche modo, i turisti residenti nelle città delle aree dove risiedono i parchi, c'è molto anche diciamo anche residenti che tornano, li sentono proprio come diciamo nel loro vissuto quotidiano, e c'è moltissimo escursionismo che attira turisti anche dalle altre aree della Sicilia.